Amiche e amici di Sport Più TV, siamo qui con Simone Licciardi che si è appena classificato quinto ai mondiali over 35, un risultato di prestigio per lui e per il Pala Village. Beh, direi che è stata sicuramente un'esperienza incredibile, 700 giocatori ad Alicante, quindi è stato un onore rappresentare la nazionale. Sicuramente un ringraziamento al Pala Village che mi dà la possibilità di partecipare a questi appuntamenti internazionali rappresentando la nazione con la maglia azzurra, quindi stupendo. In questo momento si sta svolgendo il torneo riservato ai giovani, uno dei fiori all'occhiello del Pala Village. Beh, direi che la Pala Village Adidas Cup, nonostante i 2 anni di vita, credo che sia un format che piace ai ragazzi, un format vincente, perché abbiamo comunque in ogni tappa non meno di 70 partecipanti e un'occasione per far competere tutti i nostri under. La novità quest'anno è che abbiamo aperto anche ai più piccolini, all'under 12, dove abbiamo le prime iscrizioni. Quindi un movimento che si sta allargando e sono contento per loro. Programmi per quest'estate? Beh, abbiamo organizzato 2 cose molto interessanti, sia per i non agonisti, nelle parti estive farli partecipare alla nostra scuola. Abbiamo aperto chiaramente anche alla parte agonistica e a tutti coloro che vengono fuori regione la possibilità di passare una settimana intera nella nostra Summer Camp Academy, quindi sessioni di padel mattino e pomeriggio, sessioni di videoanalisi, sessioni atletiche, quindi una settimana full time dedicato all'allenamento agonistico di cui siamo orgogliosi. Insomma, il Pala Village è sempre un passo avanti. cerchiamo di dare il miglior supporto per la crescita dei ragazzi, nient'altro. Tra gli ospiti che troviamo oggi al Pala Village, Rossano Fanelli del Follonica Sporting Club. La domanda è d'obbligo: che livello di padel hai trovato qui al Pala Village? Un ottimo livello, ormai siamo frequentatori del Pala Village ormai da quasi più di un anno. Vedo i ragazzi crescere ogni volta e questo mi fa enormemente felice. Il lavoro svolto dai professionisti, dai maestri, viene fuori alla lunga. Da maestro, come vedi il futuro del padel italiano, visti anche i tantissimi giovani che si sono avvicinati a questa disciplina? È un futuro, secondo me, dei grandi numeri. Si stanno avvicinando molti ragazzi, stiamo cercando di allargare la base dei giovani affinché possiamo pescare dalla pentolona dei grandi talenti da portare su e portare a livello mondiale a questo punto, non più italiano. Tommaso Forini, si è appena concluso l'incontro del Pala Village contro G-Padel, ancora una vittoria, quindi primi in classifica, si è passati alla seconda fase del campionato di Serie C. Sì, abbiamo vinto adesso 2-0, adesso c'è l'ultimo incontro, passiamo come primi nel girone e il 12 maggio ci giochiamo la fase regionale, che non sappiamo ancora con chi, con una seconda di un altro girone. Comunque ancora una volta il Pala Village, una delle squadre più giovani in questo campionato di Serie C, avvincente. Sì, siamo una delle squadre forse più giovani della nazione, comunque c'è Simone Licciardi e Simone Ubaudi che sono i più anziani, tra virgolette. Avere un allenatore come Simone quanto vale? No, vale molto, avere esperienza, tanto gioco, no, vale molto.